Padiglione Italia, Luca Zevi, le quattro stagioni. Quattro stagioni dell'architettura si apre con questo bellissimo giardino di piante, tutte vere peraltro. Quali sono queste quattro stagioni? Le quattro stagioni sono le quattro, cominciano con Adriano Olivetti che individua un modello di sviluppo veramente compatibile per il nostro paese, cioè un modello di sviluppo che fa conto sul carattere individualistico dell'imprenditore italiano e sul carattere diffuso e policentrico del territorio italiano. Per cui, anziché proporre uno sviluppo del tipo fordista, fondato sulla grande industria, sulla grande periferia, la grande città, Adriano propone un territorio fatto di piccole e medie città organizzate in rete delle emoji e tutte all'interno delle quali tutte le funzioni, da quelle agricole a quelle industriali a quelle residenziali, siano raccolte. Adriano realizza il suo prototipo a Ivrea, l'Ivrea di Adriano Olivetti, che è candidata a diventare, a diventare sito UNESCO per, diciamo, di patrimonio dell'umanità. Allora, questo è molto interessante perché Adriano Olivetti era un vero imprenditore molto attento al profitto industriale, ma aveva inventato un tipo di fabbrica basata sulla qualità del prodotto, sulla qualità dell'insediamento, sulla qualità dei servizi, sull'investimento in ricerca come possibilità di produrre, diciamo, degli oggetti veramente competitivi. Quando lui muore, l'Olivetti è a un passo dal produrre il primo computer della storia. Allora, questo, il suo insegnamento è stato assolutamente trascurato nei decenni successivi, dove tutto sembrava che dovesse ruotare attorno alla grande fabbrica e tutta la popolazione si dovesse concentrare nella grande città. Il ciclo della grande fabbrica è durato poco, le città sono in crisi, quello che manda avanti l'Italia sono una miriade di piccole e medie imprese che non sanno in massima parte nemmeno chi è Adriano Olivetti, però hanno una tipologia produttiva analoga, cioè sono piccole e medie aziende con una dimensione, diciamo, comunitaria abbastanza forte, un prodotto di eccellenza e quindi come tali hanno sfidato, diciamo, il mercato internazionale. Alcune di queste si sono consolidate e hanno avuto la necessità di rappresentarsi con l'architettura, necessità commerciale. Quindi è nato, noi documentiamo un centinaio, ma sono anche molto di più, un centinaio di imprese che si sono rivolte a bravi architetti per fare stabilimenti e centri direzionali interessanti. Allora, da questo noi partiamo per dire, bene, quindi c'è già una fase, c'è stata una prima fase in cui, che è la seconda stagione del Made in Italy, in cui queste imprese hanno poi invaso disordinatamente il territorio. La terza fase è già, diciamo, di caratterizzazione e anche di avvertimento da parte delle imprese della necessità di collegarsi fra loro, per esempio nei distretti industriali, di creare delle reti. Ecco, la sfida che ci sta davanti adesso, alla fine di questo ciclo anche fortemente compromissorio, diciamo, per il territorio, è proprio quella per queste imprese di assumere una responsabilità ancora maggiore, collegate al mondo della cultura, pensare a un territorio che sia un territorio in cui non c'è la decrescita di cui si parla molto, ma c'è una crescita qualificata. In questo senso per noi sono aziende Made in Italy le aziende agricole italiane, il territorio. Per questo motivo documentiamo anche, c'è tutta una documentazione sulle tipologie dei paesaggi agrari italiani, fatta in collaborazione con Expo 2015, che sta facendo un lavoro proprio sul paesaggio agroalimentare, per dire anche queste sono architetture del paesaggio, fatte di elementi naturali, ma sono che vanno sviluppate secondo la loro natura, non sostituite da grandi estensioni di monocultura che poi esaurisce rapidamente i terreni. No, vanno sviluppate, evolute nella loro natura di essere territori policulturali con una rotazione delle culture, tutto ciò che ha fatto il nostro paesaggio nella storia molto produttivo, molto compatibile e molto bello. Ecco, la sfida che ci troviamo dinanzi è una capacità di mettere
diciamo, in rete tutte queste imprese, comprese le imprese sociali, che stanno cercando di lottare contro gli eccessivi squilibri che si stanno producendo nella nostra società, e tutto questo per dar luogo a questa quarta stagione del Merite, di cui ci sono molti ingredienti, ma che siamo ben lontani dal vedere avviata in maniera organica. Con questa quarta stagione, che noi chiamiamo della Green Economy, in cui lo stesso tipo di società, lo stesso tipo di economia in cui ci troviamo oggi, potrà avere però una misura, una dimensione, un essere, diciamo, un capitalismo ben temperato. Secondo lei che ruolo hanno, soprattutto in Italia? L'Italia è nota per opere di eccelsa grandezza, ma anche per dei disastri che hanno toccato l'ambiente, che hanno toccato la natura, che hanno toccato anche le città. Per cui una domanda credo che molti si pongono è il rapporto che dovrebbero avere gli architetti con l'ambiente, con la città, con le varie ricostruzioni dopo i terremoti, dopo i vari disastri che anche sono stati creati dall'uomo. C'è una risposta nel Padiglione Italia a questo tipo di esigenze? Il Padiglione Italia è tutto centrale sul fatto che gli architetti devono interpretare le esigenze del proprio paese attraverso una prefigurazione concreta di assetti più adatti. Questo naturalmente vale per la messa in sicurezza del territorio, vale per i quartieri costruiti in luoghi sbagliati, vale per tutto quello, cioè è una concezione globale della professione, per cui tutto quello che è territorio e competenze degli architetti. Gli architetti devono moltiplicare la propria capacità di fare delle proposte di assetti dopo 30 anni in cui non si è fatto che dire che gli imprenditori dovevano fare quello che gli pareva, che il mercato avrebbe aggiustato tutto per tutto ciò. Si è visto che non è così, e allora bisogna riprendere un discorso di pianificazione, naturalmente pianificazione democratica fondata sulla partecipazione. Noi tutto questo abbiamo cercato un po' di esemplificare anche in questo padiglione che abbiamo realizzato, certamente con il contributo del Ministero, ma anche raccogliendo molti contributi da parte del mondo imprenditoriale, che abbiamo realizzato in maniera compatibile attraverso un sistema di climatizzazione non inquinante, e che abbiamo realizzato attraverso appunto una volontà di immaginare concretamente quello che è il nostro futuro. Allora, questo è il compito che ci spetta, non è più quello di celebrare, diciamo, il potere sia pubblico o privato, ma è quello di, come dire, immaginare un habitat adatto all'uomo contemporaneo che vive nel nostro paese. La ringrazio molto. Grazie a lei.